Tame Impala, Feels Like We Only Go Backwards. Questa era la prima scelta del nostro ultimo ospite, che è al telefono, Giorgio Biferali. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Eccoci. Allora Giorgio, l'abbiamo chiamato per parlare del suo ultimo romanzo, che si intitola Il romanzo dell'anno. È esagerata. Edito dalla Nave di Teseo, in base a come la vogliate pronunciare, se alla classica. No, ok, sì, no, perché è una vecchia nostra cosa sul pronunciarla in maniera classica o meno. Questa era una sua scelta. Quindi iniziamo subito dalla scelta musicale, Giorgio, così entriamo anche nel romanzo. Allora, intanto buongiorno a tutti. E sì, diciamo che ho scelto questo gruppo perché mi. In realtà è fa parte della colonna sonora del romanzo, perché è anche una scena, diciamo, importante, è una scena, diciamo, in cui qualcosa sta cambiando. Siccome poi tengo molto all'elemento musicale anche nella scrittura, nel senso che col romanzo precedente avevano fatto anche una playlist su Spotify delle canzoni che c'erano nel romanzo, e quindi è un gruppo che effettivamente è un po' uno di quei gruppi al confine tra forse una generazione nuova e quella precedente, nel senso che comunque potrebbe mettere d'accordo tutti, sì. Sia, diciamo, i più giovani che non, per cui mi sembrava una scelta giusta, è una scelta più o meno universale, e che poi ho messo appunto in questa scena del romanzo. C'è una caratteristica che avevo ritrovato anche nel tuo romanzo precedente, che è in effetti questa grande aderenza alla realtà e alle emozioni delle persone. Vi dico brevemente di cosa parla il romanzo dell'anno. È una sorta di lunga lettera, tra la lettera e il diario. L'antefatto è che c'è questa coppia, Niccolò e Livia. E Livia, proprio all'inizio del libro, ha un incidente e entra in coma. Dopodiché, da quel momento in poi, sarà Niccolò a parlare, attraverso ovviamente la scrittura di Giorgio, e a creare una sorta di, veramente, di lettera diario. Tra l'altro stavo leggendo in una tua, diciamo, in tuo articolo intervista, anche la genesi, no, di questo romanzo, che ha molto a che vedere con il diario. Raccontacela tu, perché è bella. Beh, è nato, cioè, avevo questa storia forse dentro di me, non so, appunto, sedimentata poi nel tempo, è nata probabilmente da un film che avevo visto, forse, o da un romanzo anche di Palahniuk, che è un romanzo che in realtà nessuno conosce, perché sono più famosi altri romanzi. E alla fine del 2015, quindi proprio quando inizia il romanzo, io ero alla Feltrinelli, stavo cercando una Moleskine come ogni volta, perché appunto mi piace molto quel momento lì di andare a comprare l'agenda per il nuovo anno, per la nuova stagione. E quindi poi in realtà ho trovato questa Moleskine che aveva le pagine intere anche nei weekend, quindi era una Moleskine molto grande, molto spessa, di 365 pagine. Quindi, e lì ho immaginato una sorta di romanzo giorno per giorno di 365 pagine, solo che poi in realtà mi sono reso conto che era un'idea, diciamo, simpatica, ma forse solo a raccontarla, poi a leggerla, magari anche a scriverla un po' meno. Per cui, in realtà, avendo quell'idea del scrivo sempre quello che vorrei leggere, ho cambiato, e quindi è diventata piano piano una lettera, quindi una diciamo, un romanzo dedicato a un tu, quindi in questo caso Livia, e diviso appunto in quattro parti, che però appunto riuscisse a raccontare quell'anno, cioè il 2016, come l'avevo pensato in origine, quindi raccontando dall'inizio alla fine i fatti che mi colpivano di più, perché poi così avevo fatto con quella Moleskine che poi ho comprato, cioè giorno per giorno io mi sono segnato quello che succedeva e quello che mi colpiva, e poi ho fatto una scelta, chiaramente, per cui ci sono stati fatti che mi hanno colpito di più e che poi sono finiti in un altro, diciamo, dei sottofondi
musicali del romanzo, effettivamente. Tra l'altro abbiamo parlato durante questa puntata precedentemente di Nick Hornby, perché è uscito un altro film tratto da un suo libro che è tutta un'altra musica, e ovviamente mi è venuto in mente per una caratteristica di questo libro, che sono gli elenchi, che è un po' un grande classico anche suo, e che in effetti è sempre una cosa che secondo me permette al lettore di entrare molto nel libro, perché tutti quanti in qualche modo nella nostra vita, sia fisicamente a volte stiliamo degli elenchi, ma anche solo riflettendo, pensando su la cosa che mi piace di più in questo momento, oppure che ne so, gli aspetti di un tale, di una tale situazione che mi colpiscono di più, tutti quanti stiliamo degli elenchi. È per questo che dico che la tua scrittura è molto molto reale, cioè molto vicina secondo me a chi ti legge, e tu davvero sei un elencaro, come vogliamo chiamarlo, un elenchista. Esatto, credo di sì, in realtà. Sì. Credo che cioè una cosa che faccio spesso, non ho ancora capito, e questo forse a 30 anni è un po' grave, ma non ho ancora capito se sono un tipo ordinato o disordinato. Okay. Però in realtà gli elenchi mi danno quell'illusione di essere un tipo ordinato, o comunque okay, di fare ordine nelle cose della vita. Per cui in realtà sì, poi praticamente avevo letto l'estate scorsa un romanzo di uno scrittore norvegese dove c'erano degli elenchi diversi da questi, perché qua ci sono degli elenchi più particolari, ci sono elenchi di oggetti che uno vorrebbe comprare da Tiger, o elenchi di cose che uno vede in vacanza, insomma Niccolò fa elenchi per qualsiasi cosa, proprio perché in realtà danno anche l'illusione non solo di ordine, ma anche del fatto che Livia sia ancora lì con lui. Sì. E quindi lui vive con la sua assenza, che diventa molto tangibile da un certo punto di vista. Per cui gli elenchi secondo me sì, è una cosa che è come se poi non è solamente alla fine di un anno o all'inizio, ma in generale secondo me durante l'anno tutti facciamo dei più o meno dei riepiloghi, e quindi fai l'elenco delle cose che in realtà ti eri ripromesso di fare, che forse non hai fatto, e già il fatto di fare un elenco ti fa sentire secondo me meno in colpa con te stesso. Quindi secondo me c'entra un po' quello, credo proprio nel profondo. E poi sì, e poi mi piacciono anche proprio, ti dico, esteticamente gli elenchi, cioè mi piace perché sono d'accordo con te. Se io leggo un elenco di un'altra persona, effettivamente mi sembra qualcosa di più intimo e confidenziale. Sì. E quindi mi sento più complice di una storia che sto leggendo, e quindi secondo me l'elenco era ideale, e nel libro sì, ce ne sono tanti, ma in generale forse il mio stile va nell'ordine dell'elenco, proprio perché è uno stile effettivamente in cui che raccoglie la realtà e cerca in qualche modo di fare ordine. E a questo proposito ci sono altre due domande che voglio farti, poi concludiamo. La prima riguarda la realtà diciamo storica, nel senso delle cose che accadono, che è molto presente in questo libro. Come dicevi tu prima, l'idea è proprio, nasce dal segnarsi anche i fatti principali che sono accaduti all'interno di un anno, che poi rientrano in questa storia, e devo dire che tu sei molto bravo a inserirli in maniera che effettivamente non sembrino buttati lì dall'altro, ma sembrino qualcosa che in qualche modo rientra nella vita privata di Niccolò, perché è inevitabile che sia così, cioè succede a tutti, no? Poi quanto ti colpiscano più o meno, soprattutto in una situazione di crisi come quella di Niccolò, per cui quando hai un problema tuo ti sembra che non esistano altri problemi, questo è vero. Però ecco, esatto. Interessante però vedere questo rapporto, no, fra la storia privata e la storia universale. Assolutamente, no, nel senso che poi uno potrebbe dire, secondo me, se ci fosse uno di quei critici, professori vecchio stampo, secondo me potrebbe definire questo romanzo quasi un romanzo storico, no? Nel senso che effettivamente c'è un anno delle nostre vite, è un anno che per me è stato cruciale, perché effettivamente è un anno in cui il mondo è cambiato un po', nel senso che se uno pensa solamente alla Brexit e a Trump, certo, sono già due cambiamenti molto importanti. Poi chiaramente sono cose un po' più particolari, perché magari viene citato, che ne so, un suicidio particolare, o viene citato uno scontro tra i treni in Puglia, o ci sono altri fatti che succedono e che effettivamente io non volevo buttare lì, e volevo che fossero frutto di una scelta, di cose che avevano colpito me, e che poi in realtà potevano entrare un po' nell'animo dei protagonisti, per cui ci sono appunto delle cose che ogni tanto girano, e quello che diciamo piano piano viene fuori è che
i fatti privati, i fatti, la vita interiore, effettivamente poi è comunque sempre più importante di quello che succede fuori, sì. Nel senso che appunto quello che succede fuori, anche se il mondo sta cambiando, diventa proprio un sottofondo, una cornice, nel senso che poi, certo. Cioè, come il mondo va avanti anche senza di loro, senza la loro storia, anche loro a loro modo vanno avanti nonostante il mondo cambi, certo. In continuazione, soprattutto nel 2016 è stato un anno tra terremoti, attentati, è stato un anno veramente molto particolare. Un'ultima domanda che riguarda il tuo, l'altro tuo mestiere, no? Tu sei uno scrittore ma sei anche un insegnante e mentre leggevo il libro in effetti pensavo quanto l'essere un insegnante può influenzare un tipo di scrittura come la tua che come dicevo è molto aderente alla realtà, anche alla realtà emotiva, cioè l'emotività dei ragazzi, dei più giovani, e in qualche modo ti colpisce, ti stimola, hai qualcosa in più che magari quando non facevi l'insegnante non avevi, come è cambiato questo? In realtà sì, nel senso che forse c'è un doppio passaggio, nel senso che poi il fatto di volerlo fare o di provarci questa nuova strada veniva proprio dal fatto che io comunque riuscivo a capire quelli che erano i loro sentimenti, nel senso che è un mondo, quello dell'adolescenza, perché appunto io poi in un liceo, quello dell'adolescenza ancora incontaminato e in cui ancora uno dice quello che pensa e quello che sente, e io mi sono sempre sentito molto vicino a questo e ho sempre fatto e cerco sempre di fare questo, per cui effettivamente a differenza degli adulti, loro secondo me hanno qualcosa in più e la vedo un po', a volte la vedo un po' come Aldo Nove quando diceva che alcuni adulti sono dei bambini andati a male, no? Effettivamente è un po' così, sì. Per cui per quello io sì, mi rendo conto di essere in età adulta, ma comunque cerco di conservare quello sguardo lì, perché secondo me diventa alla fine una forma di salvezza, per cui io cerco di trasmettere loro quello che ho sempre sentito e poi viceversa io sento quello che continuano a sentire loro e che stanno cambiando anche dentro di loro, e quindi questo chiaramente diventa una forma di ricchezza e di salvezza reciproca. Grazie mille Giorgio Biferali, abbiamo parlato del romanzo dell'anno, La nave di Teseo, e adesso c'è la seconda scelta, anche questa presente all'interno del romanzo, si tratta di Cosmo, anche con le voci. Un cantante che però anche lui un insegnante. Insegnante. Sì, assolutamente. Sì, abbiamo qualcosa in comune. Grazie mille Giorgio, ci ascoltiamo la tua seconda scelta, ciao.